Ciao! Benvenuti in un nuovo video. L'ho rifatto di nuovo. Perché? Perché sono tornata di nuovo da Tiger. Perché? Perché volevo tornare di nuovo da Casanova. Ho pensato vi ricordate nell'altro video che avevo preso una gnometta, gnomettina piccolina in offerta? Ho pensato che ci stava bene la coppia e quindi ho pensato di andare a prendere anche lui. Quindi adesso vi ho preso anche l'altra gnometta per farvela vedere. L'altra volta avevo preso questa, che è con le treccine, quindi una femminuccia, e ho preso anche il maschietto. Ho controllato 1,90 € in offerta invece di 3,90 €. Sono deliziosi, sì, sono un po' natalizi, però è anche estivi con il fiorellino. E adesso ho la coppia, ecco, con il coso per stare in piedi. Li mettiamo sempre qui tutte e due. Eccoci. E allora, mentre ero ovviamente da Casanova, che è attaccato al Tiger, non potevo non andare da Tiger, anche perché l'altra busta mi è piaciuta un sacco e ho voluto provare a prendere un'altra busta, perché anche questa è completamente coperta. E a questo punto potrei scommettere così, una busta di quelle porta documenti? Potrei, però non lo so perché è chiusa. Con i ganci metallici e sempre quella da 4 euro. Non mi addentro a prendere quella da 6 euro, sinceramente. E quindi adesso io sono curiosa, sempre col mio levapunti, andiamo ad aprirla. Facciamo sempre tutto in diretta, così non viene via. Benissimo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, i punti metallici li metto qui, come sempre. Il fatto è, ricordatemelo che i punti sono qui. Ok, perché poi li dimentico, li perdo e io cammino scalza per casa in estate, quindi non è il massimo se li perdo. Ok, allora, come sempre, prima la... Sì, questa volta l'ho un po' distrutta. Come sempre, l'apriamo, guardate voi, poi guardo io. Non mi dite però, vi prego, che è uguale all'altra, cioè che cambia solo il colore. Io immagino che sia una busta. Ok, avete visto qualcosa? Sì, la vedo da qua. Sempre bella piegata, poverina. Poverina, però sistemata. È uguale all'altra, però è una busta porta documenti. Allora a questo punto, per caso, era il set da più buste? Mi viene il dubbio, perché l'altra volta l'abbiamo trovata verde, azzurra, non mi ricordo bene, non mi ricordo, quindi adesso l'abbiamo trovata rosa, 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 è un rosa rosso, e quindi non so se per caso era il set da di più, no, non lo so. I conti li facciamo sempre verso la fine, andiamo avanti. Allora, prima cosa, perché la sento subito qui. Restiamo in tema di buste. Mud with self adhesive. Cosa vuol dire? Buste con linguetta autoadesiva. Ah, delle buste, quindi sono quante? 15. No. Sembrano anche chiuse. Proviamo ad aprirle. È un formato. Allora, non so quanto voi siete avvezzi con le spedizioni, e io le apro proprio così perché non si apre, ma queste buste sono di un formato fuori standard, quindi se volete spedirle non si riesce a spedirle queste cose. L'unica cosa che potete fare è metterci dentro, non so, dei bigliettini. Boh, sono anche grandi. Ah, e questa, ho capito adesso, questa qui era solo la confezione, non sono fatte così. Sono fatte così, buste classiche con la, con lo strip, così si attaccano. Buste bianche classiche. Ma se ci volete fare dei bigliettini d'auguri, natalizi oppure compleanno, in questo caso magari li create voi oppure li avete in giro in casa e queste potete usare come buste. Vi dico subito, nel caso vogliate fare delle spedizioni, che questo è un formato fuori standard per le poste italiane, quindi
non è il formato classico, ma è un formato maxi, andate a pagare di più. Quindi non usatelo per scrivere delle lettere. A chi scrive le lettere? Comunque non usatelo per scrivere delle lettere perché è un fuori standard. Però forse per quello non è. Boh, la rimetto dentro per non perderle. Però possono sempre servire, come ho detto, per fare i bigliettini, per altre cose, quindi ci sta. Andiamo avanti, che sono curiosa. Allora, sento una cosa. L'abbiamo già trovato l'altra volta, ma mi sembra diverso. Beh, il colore sicuramente, perché l'altro ce l'ho in giro. Adesso dopo vado a recuperarlo perché devo essere lì nel porta. Allora, è un blocco di post-it con i lama. Aspettate, questo è il dietro, si apre così. E questo è il davanti. Che io continuo a chiedermi perché. Cioè, anche questo è tutto segnato. Non so se si vede. Forse così. Vedete che è tutto segnato. Sembra che ci abbiano scritto sopra e poi tolto il foglio. Allora, a me piace tantissimo. Ci sono i post-it, questi qua, piccolini. O se no, questi grandi. Questi col disegno e questi semplici. L'altra volta era rosso o rosa, non mi ricordo. Io però mi chiedo dove è finita questa collezione, perché quando c'era la collezione dei lama, questi non c'erano, lama, alpaca, non so, questi non c'erano, sono sicurissima che non c'erano, perché la collezione l'ho presa e non c'erano. E non so se gli è arrivata dopo, se l'hanno dimenticata, qual è successo. E oltretutto non c'è neanche la confezione, non so se era una carta, una pellicola, qualcosa, però non c'era. Adesso io però devo andare a prendere, tanto ce l'ho lì, quell'altro che ho trovato nell'altra busta perché sono curiosa. Ed eccomi qua. Allora, nell'altra busta avevamo trovato questo, era rosa. E mentre in questa sono diversi. Ah, nel rosa c'è la femmina, nel verde c'è il maschio. No, vabbè. Apriamoli tutti che li guardiamo. Aspettate, eh. Faccio vedere il dietro e il davanti. Sono diversi, c'è proprio la femmina e il maschio e anche il davanti vi posso dire che è diverso, guardate. Cerco di. Allora, la forma è uguale ma in colori diversi. Questi due sono sempre classici ma in colori diversi. Questi interi, in uno c'è il maschio, nell'uno c'è la femmina e non ho guardato. Sì, sono diversi anche loro, provo a fare così. Ok, qui sono sul rosa e qui sul verde, poi qui c'è la femminuccia e qui c'è il maschietto. No, vabbè, che bello, andare a prendere un'altra box per vedere se ci sono i terzi, però non so, erano due colori, magari maschio e femmina, quindi tutti e due li ho trovati. Fortuna che ci sono andati in giorni diversi, per fortuna questo, quindi verde, e adesso andiamo avanti. Allora, sento che è l'ultima cosa, ho tutto sballonzola. Allora, non la guardo, vi faccio vedere la busta che è vuota e adesso li guardiamo. Cosa sono? Penso di aver capito, ma sempre senza etichette, senza niente. Ma cosa succede a queste cose? Io penso da tanto che provo a sistemarli e provo a dire se è vero. Sì. Allora, li sistemo e ve li faccio vedere. Gli evidenziatori con i lama. Ma sono deliziosi, quindi ogni colore sarà il colore. Quindi c'è l'azzurro, il rosa, il verde, l'arancio e il giallo. Infatti così. Tutti hanno la stessa faccina tutti quanti? No, non hanno la stessa faccina perché. Ve ne prendo due, ci sono il maschietto e la femminuccia. Una ha le ciglia e l'altra no. Sono fatti così. Ok, speriamo che scrivano. Scrivano. Non sono carini. Normalmente li prendo di tutte le collezioni e anche qua. Dove erano? Non c'erano, sono sicura che non c'erano. Quando c'era la collezione dei lama, non c'erano. Adesso provo a farvi vedere. Ci sono tre femminucce.
e due maschietti, li metto in ordine. No, ma poi hanno le facce diverse. Allora, i maschietti hanno la faccia uguale, sì. Le femminucce, no. Ce ne sono due con la faccina uguale, ecco. No, scusate, due con la faccina uguale, come ho detto. No, neanche. Tutti diversi, ma anche. Allora il maschietto? Anche il maschietto è diverso. No, non me ne ero accorta. Guardate, provo a avvicinare. Guardate la bocca. Uno ha la bocca storta, sorridente, e uno col sorriso. E le femminucce sono tutte diverse alla fine, quindi c'è, mamma mia, non ce la farò mai a capire qualcosa. Questa ha tutte con le ciglia, poi questa è seria, questa ha il mezzo sorriso, sì, e questa ha il sorriso intero. Mo che carini, quindi sono tutti diversi. Sono un po' classici, basici, perché sono marroncini, color legno quasi, però sono carini. Li rimetto via solo un attimo per non perderli. Allora, facciamo i conti, la box era 4 euro. Io continuo a non capire dove erano queste cose, ma meglio così, così non le ho comprate. E il valore, a questo punto non lo so, quanto venivano? Venivano 2 euro quando li compravo, però in questo caso erano senza carta. Boh, 1 euro? 1 euro? 1 euro anche questo perché senza carta? Le buste, quanto potranno costare? 1 euro? 3 euro quindi, più questa 4 euro, quindi siamo sempre a 4 euro. La busta era da 4 euro. La busta, no, le buste nella busta, perfetto. Tutto qui, tutta roba cancelleria. Ci piace in questo caso. E quindi box ripagata al filo, ma ripagata. Se però questi qua, questo a prezzo pieno veniva più di 1 euro, veniva 2 o 3, e questo veniva 2 a prezzo pieno, quindi ci sta. Niente, se vi ho tenuto un pochino di compagnia, fatemelo sapere con un commento qui sotto e soprattutto se vi è piaciuta la busta. Così lasciatemi anche un commento, un like e iscrivetevi al canale se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me. Spero vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!